mattina l'incontro con le scuole, poi la visita dove siamo in questo momento con il campione, poi fra poco ci sarà la serata dove si prepara la mezza maratona di Prato. Intanto dici come stai, perché abbiamo letto notizie controverse più o meno rassicuranti su questo ultimo tuo infortunio, questa caduta contro una radice di un albero. Che è successo? Sì, mentre mi stavo allenando non ho visto questa radice, sono caduto e per una quindicina di giorni di riposo, poi dovrei ripartire. Quindi diciamo che è saltato un raduno a quello che leggo, ma poi si riparte col programma in vista dei mondiali di quest'estate ad agosto. Sì, il secondo appuntamento dopo la maratona fatta ora in Giappone era chiaramente nei mondiali. Questo secondo raduno che è saltato era solo per fare un'esperienza aggiuntiva, per vedere un posto nuovo, però, e cercare di ricorrere forte il 10.000. Però a questo punto salta il 10.000 e ci si concentra sui mondiali. Daniele Nucci, ovviamente inutile presentarlo, è il campione europeo di maratona, reduce da questa maratona in Giappone a Otsu, dove si è andato vicinissimo al personale per uno o due secondi, con un tempo però un diluvio pazzesco che non era assolutamente idoneo per fare i tempi, per fare il crono, però sei andato lo stesso vicinissimo al tuo personale. Sì, è stata un'altra maratona per fare, cioè per capire cos'è la maratona, è andata bene, con il tempo non ci si può fare niente, quindi è stata una giornata brutta, peccato perché magari potevo fare qualcosa di meglio a livello cronometrico, però va bene lo stesso. Secondo posto a livello internazionale. Sì, quindi, infatti alla fine è contata la posizione ed è andata bene. Senti, a Zurigo dopo questo arrivo che tutti abbiamo negli occhi con la bandiera italiana hai detto: ho scoperto che la maratona è davvero la gara forse più bella dell'atletica leggera. Sì, ogni volta che la faccio me ne rendo ancora più conto, perché anche questa qui del Giappone, ogni maratona ti lascia qualcosa, anche questa qui del Giappone mi ha insegnato altre cose e ho capito ancora di più che è veramente la regina dell'atletica la maratona. Nonostante tutti questi successi internazionali sei rimasto come tutti ti conosciamo, ti avevamo avuto ospite tra l'altro dopo la medaglia in pista a Barcellona agli europei, sei rimasto un ragazzo umile, tra l'altro laureato in una cosa che per molti è inavvicinabile, e quindi come si fa, che consiglio diamo per abbinare queste due situazioni, studio, lavoro, umiltà, capacità di ripartire sempre? L'hai detto te nelle parole, umiltà, secondo me la cosa fondamentale è quella, e rimanere coi piedi in terra e non sentirsi mai arrivati. L'atletica per te che cos'è? Tanto per andare a spettacolare un attimo, una professione sì, perché chiaramente sei stipendiato anche per fare quello, però la prendi con quale filosofia? Con la filosofia del divertimento, io che mi danno lo stipendio, sì, lo so, ma la mia mente è come se non lo sapesse, ecco, fa finta di niente, perché non lo faccio certo per quello, lo faccio atletica perché mi piace, perché mi diverte. Ho la fortuna, mi sento fortunato di fare, fra virgolette, il lavoro che mi diverte, che mi piace di più. Adesso sei nel pieno della carriera, ma dopo che cosa farà Daniele Meucci? Non si sa. Non lo so neanche io, vediamo. Intanto mi godo questi anni, che so che finiscano, però cerco di godermeli al massimo questi qui e poi vediamo. Allora concludiamo con un consiglio, o anzi un paio di consigli per i podisti, per gli amici che ci guardano. Intanto come si prepara una maratona, con che spirito, sia che uno sia un campione, sia che uno la prepari per vincerla, sia per finirla? Il bello della maratona è proprio anche nella preparazione, cioè mi è piaciuto anche per tutta la preparazione, perché ti ci avvicini e ti ci avvicini con gli allenamenti. E poi sia che la prepari per vincerla o che per farla, cioè il bello è correre quei 42 km e penso che la fatica che provo io la prova anche un amatore che la fa più piano di me. E allora la fatica che accomuna tutti.
Quindi tutti uguali, livellati nonostante le differenze di prestazione, ovviamente. Allora, dacci una dedica, un saluto a tutti i tuoi fans che ci stanno vedendo e che ti seguono ormai da quando eri piccolo, ti hanno seguito crescere sempre di più. Sì, un saluto a tutti e ringrazio tutti i tifosi che mi fanno il tifo quando mi vedono correre.